Salve. Ciao. Io vorrei raccontarti una storiella, calcola, che è... Siediti qui. Sì, 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 no, perché c'è anche il chitarrista. Ah, vieni, vieni, vieni. Sì, vieni sì, qui. Qua, ok. Qui, 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 qui. Perché io quando ho iniziato, scusa se... Quando iniziavo questa avventura qua, la prima cosa che ho fatto è venire da te. Io la terza volta vengo da te. La prima alla Grande Onda, la seconda al Music Italy Show, che poi ho suonato a Roxy Bar la sera, che vinse Molla. E mi hai portato fortuna, perché... Perché? Negli ultimi 3 anni ho fatto 2 finali del premio Andrè e ho aperto anche tanti artisti nazionali quest'anno perché adesso finalmente c'ho il gruppo fisso e Teatro degli Errori, Marlene Kunz, La Rua, tanti altri, No Braino e io da buon tipografo ultimamente questo in provincia, cioè in provincia nelle Marche però suono anche fuori, succede questo. Che cos'è? Succede che i concerti cominciano. Comincia ad avere molta gente. Quindi esatto. Tu ti chiami Francesco Mircoli. Io sono stato da De Giorgio. È vero, Solson. Che cosa hai fatto? Fammi sentire. Io ho fatto un pezzo. Cioè io ho confluito i pezzi che facevo. Dove sei tu? Di? Le Marche, Porto San Giorgio. Porto San Giorgio. Ho confluito i pezzi che avevo, che facevo dal vivo, con una scaletta di 1 ora e mezza di tutti inediti. Quindi io quando giro faccio 4 cover 5. Quindi la band è fissa. E lui come fa a starti dietro? Perché, no, perché crede quello che facciamo? No, perché... Cioè, perché tu sei è abbastanza... È istrionico. Sì. È un bel casino sì, lui, eh? Sì. Quindi, beh, no, dai. Quindi... no, tu sei... No, tu sei... No, allora, cosa mi hai portato? Io ti ho portato... Ma guarda, fai qualcosa cioè, da vivo faccio anche. Tutto. Fantastico. Faccio tutto. Però prima vorrei farti vedere... Fammi vedere. Il clip della Madame, dove abbiamo buttato dentro, visto il budget sempre limitato, due ragazzi del paese nostro che adesso lavorano con Bonolis, 2 gemelli che hanno la barba rossa uguale. Ah. E... Questo. E sta avendo, adesso non perché voglio... Allora, e suonare da solo, però... Allora, clip, tu dove sì, sei? Red Ronnie. Ah, Red Ronnie. Eccolo. Questo è la Madame. Questa è la Madame, allora. Esatto, che sembra che fa... Dopo ti spiego più... Cosa spieghi? Quando vediamo il video? No, no, spiego un attimo quello che... Ma nel frattempo, sì. Perché non mi fai... Cioè, tu avrai un pezzo nuovo tuo su qua che ti piace parecchio? Sì, allora, guarda, vorrei partire dalla faccenda empirica. Cioè? C'è un pezzo che io ho scritto qualche tempo fa, però dal vivo riscuote sempre molto... Anzi, forse quella più richiesta, anche se quella più... immediata, però ecco. Fammi sentire. Come no, facciamo sentire una canzone che si chiama Psicofarmaci, che io ho scritto qualche tempo fa. Ma perché tu c'hai no, 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 guarda, è un discorso emblematico, assolutamente. Beh, non si mette a ridere. No, no, è un discorso emblematico, perché cioè? Vedo, ho visto negli anni che molti ragazzi della mia età hanno dei problemi legati alle aspettative a quello che il mondo... Cioè, ci sono dei problemi, io l'ho messo in una canzone, che poi... Sai, sempre una canzone. Vai. Amo molto il tuo stress e depressione sicura, la tua anima impura, bambina, meriti di sanguinare sotto il fuoco anale, pornotore dotato, speciale, voglio vederti soffrire mentre oscuri il sole ad un fiore che muore, bambina. Ma dimmi quanto costa mezz'ora della tua falsità. Ti dico quanto costano gli anni della mia libertà. Ma adesso prendi l'exotan, la psicofarmaci, la psicoanalisi, la psicofarmaci, la. La psicofarmaci, quello che me, quello che meriti se, se la tua vita è collezionare uomini se, volevi che io soffrissi adesso spendere il posto dove scappi solo un'altra gabbia, ma dimmi quanto costano il grammo responsabilità. Ti dico quanto costano i grammi della mia libertà.
puttana isterica, la 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 psicofarmaci, la 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 psicoanalisi, la 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 psicofarmaci, la 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 psicofarmaci. Ecco, chi è Raccio? Marco Raccighini è chitarrista. Ah, perché c'è Francesco De Robertis che dice vai Raccio in diretta, sei in diretta. Sono dei ragazzi che ci seguono. Ah, dei ragazzi che mi seguono. Sì, comunque io quando vengo da te mi agito sempre in una maniera, non so perché. Ma perché? Perché ti seguivo da piccolo, allora è come faccio la prima battuta quando sono venuto da te, è come un arabo che fa la Mecca. Ah, adesso. Senti, invece voglio dire, fammi un altro pezzo recente invece. Questo facciamo... quello, il vostro. Sì, facciamo... Ti? Facciamo ti? Vabbè. P. T. P. Questo ha fatto il premio di Andrea, insomma. Facciamo una bozzata. Il premio di Andrea l'hai fatto? Sì, sia questo che Carolina Bruno Vidal. Vabbè. Okay. Vai. Maestro. Se riassumo 1100 avventure, mentre vivo un altro giorno che muore, archiviate 1099, chi mi resta sei tu. T. Se accarezzo il basso ventre che duole, aspettando un giovedì da copione, in un posto che non offre emozione, chi ho in testa sei tu. Ti, ti, a te, a te, a te. Tante volte mi si è rotto lo sterzo, il cuore a mille dentro il mio gabinetto, tutti gli altri mi sentivo un eletto, chi mancava eri tu. Ti. Un uomo libero è un uomo da solo, e quasi in tutti ha travisato il suo volo, abituati ad un planare leggero, chi ho in testa sei tu. Ti. Ti. A te, a te, a te, a te, a te, a te. Io non so più capire la mia dimensione. E il down in più metto dentro sta canzone che sai scioglie il magone più giù più su. Allora guarda, ti leggo i commenti che dice: belle canzoni, ma c'è da lavorare sul diaframma e intonazione, urgono lezioni di canto. Ma te ne sei uno che l'hai fatto di canto? No, ma l'ho fatto pure, però la cosa... Esatto, io vengo dai live, quindi l'aspetto tecnico non ce l'ho poi così... Però voglio dire una cosa, vedendo dai live ho fatto le lezioni per respirare, quindi non perdo mai la voce. Poi, comunque, ragazzi, cantare qua non è facile, Quindi, se mi viene a sentire sul concerto è diverso. Spero che lo capiate questo. Perché è diverso qui? Ma qui sei... No, però sai, sto stretto, sto... mi sento un po' limitato per quello. Certo. Poi one shot, ta-ta-ta, cioè il palco è un'altra cosa. Una situazione più... Non sai. È le tre del pomeriggio, hai capito? Esatto, esatto. No, ma... Senti, vuoi vedere Madame il video? La Madame, sì. La Madame. Chi è la Madame? La Madame è una presa di posizione nei confronti di un varietà infinito di Casa Italia, che rispecchia la musica, ma anche altri mondi. La madame non mangia le secche, le fa.
quella del varietà. È il nostro sutra della vanità, cresciuta più tichese di Instagram. Milano è la sua nuova Italia, come la madame. Conosce l'uomo che la sposerà, un ricco tizio cavo un po' zazza, e sotto le lenzuola, sotto le lenzuola, sotto le lenzuola, madame, non funziona. Bello questo video, anche perché l'avrai fatto... Sì, abbiamo messo insieme tutti i personaggi che stanno a casa nostra. Certo. Dei ragazzi poi stanno su Canale 5, i due twins che io saluto, poi un ragazzo che ha lavorato anche con Chiambretti, ma tutti del posto nostro. Però anche con poco tempo abbiamo preso quello che ci serviva, che fa un tour primaverile, sempre nelle piazze, però piazze. Però da quello che deduco tu fai molti concerti. Sì, molti, infatti. Fondamentale. Sì, quest'anno, l'ultimo anno, fino all'inizio di quest'anno, abbiamo fatti quasi una quarantina, che per un... Porca sì, vacca. Tra acustici, però adesso piano piano facciamo anche le piazze. Ci è voluto del tempo, però i pezzi piano piano stanno... E ma riesci a fare solo pezzi tuoi o sei costretto a fare anche delle cover? Noi, avendo la Riviera lì, facciamo anche dei chalet. Mettiamo qualche cover, Celentano, Battisti, quelli un pezzo un po' più dritti, ma pochi in realtà. Certo. Perché lavorando poi con internet, lo zoccolo duro ce l'abbiamo. Chiaro che dopo quando vai... No beh, suoniamo anche a Roma, però in acustico. Però sai, da noi facciamo le piazze, quindi già partendo sotto zero facciamo un freddo della miseria, per me è un buon risultato. E adesso ho preparato un promo, cioè del mio primo disco ufficiale, che ti lascio insieme, certo, alla scheda promozionale e via. Ok, ti ringrazio, no, ringrazio Francesco, e ci rivedremo sicuramente, ci siamo già visti tre volte. Sì, solo le prime due, io sono uno veramente che è partito da zero, quindi all'inizio stavo anche un po', sai, non è facile questo mondo qua, comunque all'inizio stavo, cioè la prima volta addirittura venni da te col collarino, cioè stavo alle prime esperienze, capito? Perché avevi il collarino? Perché mi avevano tamponato la sera prima, vabbè, c'ho il video su internet che ho fatto. Vabbè, per dirti che piano piano sto costruendo su me stesso quello che mi piace fare, chiaramente lavoro pure. Eh beh certo, anche perché sì, per essere liberi di fare la musica che vuoi. Come facevi tu all'inizio, no? Esatto, devi non devi dipendere dalla tua passione. No, certo. Te riesci a lavorare o con la musica o... Io faccio anche il fotografo. Ah! Mi divido tra queste due passioni. Bella però la foto, un'altra bella. Arte molto sì. Bella. Io amo la fotografia. Piace molto, non riesco a farne a meno, allora salto un po' da una passione a un'altra. Esatto, ma riesci a fare anche foto o soltanto i matrimoni? Che... Guarda, i matrimoni cerco di evitarli onestamente. Perché? Però, perché dai, la lunga, diciamo che non sono la mia passione, poi quando mi capita li faccio meglio che posso, chiaramente. Certo. Però sono più incentrato sul reportage. Ti dicono in bocca al lupo per tutto, ok? A voi, che so io, la tua diretta... Questa è diretta la su Facebook. La metti là, la condivido. Sei già su Facebook. Ah, io non avevo capito. È diretto. Ma perché mi metteva all'ansia? Chi è Andrea Bernardi, lui? No, però perché... Andrea Bernardi è quello che fa le foto. Lui è Filo, è il regista della Rockstar. Dopo ci conosciamo. Dopo non c'è tempo. Ho messo un'ansia, guarda. Perché ti ha messo un'ansia? Sai, fisso qua un attimo. Che bella telecamera in faccia, ragazzi, Cioè ragazzi, dicono quelli che vengono qui a dire, ma forse ha bisogno un po' di risolvere, faglielo dire che si vengano qui, perché è facile giudicare da casa. Esatto. Ok, grazie Francesco, ciao, ci vediamo sicuramente. Ciao, grazie. Ciao artista.